saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato da Viella, dal titolo La cattedrale di Lucera e l'architettura angioina del primo 300 di Arianna Carannante, che abbiamo il piacere di avere nostra ospite perché ci racconti di questo interessante volume. Quindi lascio subito la parola a lei. Prego. Perfetto, intanto grazie, grazie Italia Medievale per questo, appunto, quest'occasione di presentare il libro attraverso, diciamo, questa piattaforma e anche per dare visibilità al lavoro che ho svolto. Il lavoro in realtà è frutto di un dottorato di ricerca che ho svolto, diciamo, nei 4 anni passati al 2023 e che poi è confluito in questo volume che vi mostro, ce l'ho qui apposta così, ovviamente abbiamo scelto una versione in A4 per dare visibilità ai disegni che sono stati a rilievo, che ho effettuato e ho riportato e che è stato utile per lo studio dell'edificio. Allora, lo studio è uno studio storico-architettonico su una fabbrica molto poco nota della storia del Sud Italia, nello specifico della Puglia. Perché poco nota? Perché l'edificio, essendo stato costruito nel 300 e acquisendo un linguaggio che è molto differente da quello dell'architettura in auge, diciamo, nella storiografia pugliese, che è l'architettura del periodo romanico, quindi dall'undicesimo al tredicesimo secolo, è stato un po' nascosto rispetto a quelli che erano gli itinerari anche del Grand Tour, ma in generale proprio Lucera è una città che ha perso la centralità che ha avuto nello specifico nel 300. Perché è così importante questo edificio? Perché si inserisce all'interno di di un linguaggio architettonico che vede la sua origine a Napoli. Nello specifico, la committenza è legata a Carlo II d'Angiò, che è arrivato, diciamo, a succedere al padre Carlo I, fratello di Luigi IX, di Francia, quindi porta a Napoli il padre, la diciamo, l'arrivo di maestranze angioine, ma non solo di maestranze, diciamo, che lavorano a livello nei cantieri, ma anche di una serie di proprio della cultura di matrice transalpina. Arrivati a Napoli con Carlo I, in realtà c'è tutto un periodo di insediamento, quindi l'architettura ancora non rispecchia, diciamo, quello che è il linguaggio di queste committenze transalpine. Ma con Carlo II, quindi nella seconda generazione, con il figlio, il regno, diciamo, si stabilizza e quindi c'è bisogno di pensare quindi all'architettura. Se prima Carlo I era stato più concentrato nel difendere il regno e quindi magari nel lavorare più che altro sui castelli e sull'architettura militare, con Carlo II invece si inaugura una stagione diversa. Una stagione che vede al centro la costruzione della Cattedrale di Napoli, dedicata a San Gennaro, che appunto viene costruita a partire dal 1294 e che appunto inaugura un nuovo linguaggio architettonico, un nuovo modello spaziale che è frutto, diciamo, della crasi di quello che è un linguaggio locale e un linguaggio transalpino. Perché dico questo? Perché è una navata, è una cattedrale che ha, diciamo, una navata centrale coperta da capriate, al contrario di quello che succede in Francia, dove vediamo le volte che ricoprono tutta quanta la chiesa. Perché si fa questo? Si fa perché c'è una semplificazione del linguaggio dovuta a una serie di fattori. Caroline Bruzelius, nel suo studio Le pietre di Napoli, diciamo che ormai ha raggiunto anche un grandissimo successo, anche perché è stato pubblicato nel 2004, poi nel 2005 nella versione italiana, apre la strada allo studio dell'architettura angioina di fine 200 e inizio 300. Il suo studio è uno studio importantissimo che è stato, diciamo, di partenza per il mio studio nello specifico, ma tutt'oggi, a parte gli approfondimenti proprio della professoressa Bruzelius, non ci sono grandissimi approfondimenti su quello che è il periodo proprio che va dalla fine del 200 all'inizio del 300 in Italia meridionale. Nello specifico, la cattedrale di Lucera si inserisce all'interno della committenza di Carlo II. Quindi siamo all'inizio 300, c'è un evento specifico che porta alla costruzione della cattedrale
che è la cacciata dei saraceni da Lucera. Questo è un tema molto amato, diciamo, dalla storia, soprattutto dagli storici, perché appunto, come tutti sanno, Federico II fa confinare, crea un'enclave saracena proprio a Lucera e Carlo II, nel 1300, decide di purificare la città. Ovviamente questo è un atto simbolico che si veste di cristianizzazione, qui c'è tutto un tema che si potrebbe aprire con gli storici che si occupano proprio di questi temi, però fondamentalmente alla fine l'intento è molto più pratico, cioè è un intento economico. Lui che cosa fa? Si impossessa di un'area importante per il controllo del grano e soprattutto si impossessa di tutta la città e delle ricchezze di questi saraceni. Alcuni di loro si convertono al cristianesimo, quindi nei documenti abbiamo il nome arabo che poi diventa Miles, con il nome, diciamo, di questi saraceni convertiti. Ovviamente si ipotizza che siano anche i più importanti, no? Che decidono che forse convertirsi è meglio piuttosto che diventare schiavi o essere uccisi. Molti di questi vengono uccisi, tanti di loro diventano schiavi, vengono mandati a Napoli, alcuni di questi rimangono a Lucera. Quindi la città, tutta la città, e vi mostro la pianta di appunto di Lucera, tutta quanta la città diventa in possesso di Carlo II, quindi può farne quello che lui ritiene più opportuno. Quindi che cosa fa? Diciamo, inizia la costruzione della cattedrale. La cattedrale viene posta al centro della città e dona una serie di aree agli ordini mendicanti, quindi predicatori, nello specifico i predicatori e i minori e appunto gli agostiniani, diciamo, vengono dedicate alcune aree che lui dona a questi ordini e dona anche, diciamo, una somma di denaro per iniziare la costruzione. Questo cosa vuol dire? Che il re decide e ripianifica a livello urbanistico la città, dando comunque delle direttive proprio della costruzione di questi edifici. La cattedrale si pone al centro, in quel luogo che secondo la storiografia locale, ma io non posso, diciamo, dare conferma a questo perché non ho trovato dei dati sufficienti che mi confermino diciamo, questa ipotesi, venne costruita al di sopra della moschea. Ora, questo è quello che la storiografia locale pensa, io non ho avuto dati in merito a questo, si spera che in un futuro si possano fare degli scavi archeologici per poter, diciamo, affermare questo. Poi nel libro si trovano appunto una serie di ipotesi che appunto lascio al pubblico la curiosità di poter leggere, però appunto gli storici locali, nello specifico l'interesse locale è quello di sapere se la cattedrale viene costruita sulla moschea. In realtà, a prescindere da questo dato, che sicuramente può interessare molto anche gli storici, diciamo a respiro più ampio, è interessante proprio l'edificio. Allora, la cattedrale, la pianta della cattedrale è una pianta che non rispecchia minimamente le persistenze, se non per quanto riguarda la torre. Vi mostro la pianta. La pianta è una pianta, semplificata, in cui abbiamo tre navate divise da pilastri a forma rettangolare con semicolonne sui lati corti, forse qua, ecco, con semicolonne sui lati corti, e poi abbiamo un transetto coperto da capriata come le navate, e invece delle tre absidi, diciamo, estradossate, si dice così perché non sono chiuse all'esterno, con contrafforti radiali e sono voltate con volte a ombrello. Ovviamente la parte più interessante a livello architettonico e anche più difficile da costruire riguarda le absidi. Le absidi, ovviamente, a queste absidi viene data proprio un valore, non solo perché appunto a livello hanno un'importanza maggiore, ma anche perché è un po' più facile voltare le absidi piuttosto che tutta quanta la chiesa. In più ci sono vari dati che confermano il fatto che in realtà questa semplificazione del linguaggio gotico che avviene nel sud Italia possa essere dovuto a vari fattori, quindi non solo un gusto purista, chiamiamolo così, del committente Carlo II, una facilità di costruzione, ma anche a livello anche economico, quindi anche una facilità
possibilità di avere un tipo di spendere di meno poi per costruire l'edificio, ma anche probabilmente tutto questo è dovuto all'insistenza dei terremoti sul suolo del Sud Italia. Questo è un tema che ho approfondito in articoli scientifici che nel libro non trova grandissimo spazio, però c'è un riferimento ovviamente a questo dato e sembrerebbe che in realtà non solo la difficoltà tecnica nel costruire degli archi rampanti che servono a reggere le volte sulla navata centrale, ma anche la possibilità che ci sia una conoscenza locale, quindi a livello empirico, e quindi la difficoltà nel voltare tutta la chiesa, una chiesa che appunto a livello spaziale tende al verticalismo, quindi diciamo in qualche modo porta con sé un linguaggio che si, diciamo, tende al verticalismo, però nonostante questo non apre completamente le sue pareti, quindi come vediamo nell'architettura di linguaggio gotico, come vediamo in Francia proprio in quel periodo, e non è un'architettura puntuale. Cosa vuol dire puntuale? Cioè fatta di pilastri che, al contrario dei muri pieni, vengono tra un pilastro e l'altro, vengono inserite pareti completamente vetrate. Questo ovviamente rende più fragile l'edificio a livello statico e ci vuole una grande maestria per saper costruire questo. Noi sappiamo che delle maestranze transalpine arrivano in Italia meridionale, sono attive nella corte di Carlo II, non solo a Napoli, ma in tutto il regno. Tra queste possiamo citare Pierre d'Agincourt, che potrebbe essere legato sicuramente alla cattedrale di Lucera, anzi lo è, perché ho trovato un documento inedito che lega la sua figura alla cattedrale. Il suo ruolo è ancora tutto da scoprire, però diciamo sicuramente è un ruolo tecnico. E ora che sia il progettista della cattedrale è molto difficile da dire, però sicuramente il suo ruolo è un ruolo tecnico. Pierre d'Agincourt è attivo nelle Puglie, quindi è il proto magister operum curiae proprio attivo nelle Puglie, che controlla tutti quanti i lavori dei castelli pugliesi, quindi è anche molto legato alla corte e addirittura lo troviamo nei documenti con, diciamo, diventa anche cavaliere a un certo punto, quindi verrà nominato Miles Pierre d'Agincourt, ed è una persona familiari e fedeli nostre, quindi comunque molto legato alla corte, come gli altri magistri. Loro, questi magistri che probabilmente arrivano in Italia meridionale negli anni 70-80 del 200, formano poi, e moriranno diciamo intorno ai primi del 300, un po' tutti, perché ovviamente mettiamo il caso che arrivino a 20-30 anni in Italia, possono vivere intorno ai 50-60 anni, possiamo immaginare che negli anni 20 del 300 c'è un cambio di generazione. E infatti notiamo una serie di nomi di maestranze locali, tra cui Francesco Di Vico, ma tante altre, non solo locali, ma anche provenienti da Siena, come appunto Tino De Senis, che appunto viene dalla Toscana, ma non è l'unico, perché avremo anche la figura di Giotto, ma tanti altri che saranno attivi in Italia meridionale. E quindi c'è una commistione di questo linguaggio transalpino che in realtà poi diventa un linguaggio locale, tutto rinnovato da componenti transalpine, ma è appunto un mix di queste componenti transalpine e queste componenti locali. La cattedrale di Lucera emerge all'interno di questo contesto perché, essendo rimasta ai margini di quello che è, diciamo, proprio lo sviluppo anche del regno, perché poi dopo Carlo II, la morte di Carlo II, Roberto fa finire in qualche modo l'edificio che in realtà si conclude nel giro di 20 anni, quindi un edificio molto, molto coerente perché ha un progetto che viene portato avanti ed è un caso molto raro per quanto riguarda il Medioevo, quindi possiamo leggere tutte le componenti diciamo autentiche e ci permette di leggere in maniera diversa anche il modello di riferimento che diciamo si è visto da questo studio essere il Duomo di Napoli, che è un edificio appunto molto studiato, che tutt'oggi risente di una serie di appunto modifiche che sono avvenute nel corso dei secoli e che appunto ci distoglie un po' da quella che è la sua origine. Quindi una fabbrica a tre navate con navate laterali coperte da volte a crociera e un transetto coperto da capriate e
tre absidi originarie estradossate e voltate ad ombrello, molto più complesso, diciamo, come sviluppo del Duomo di Lucera, però la pianta sostanzialmente è questa. Abbiamo anche a Napoli delle torrette scalari, delle torrette scalari di forma ottagonali che sono poste fra le absidi. Lo sappiamo perché, appunto, vabbè, a parte che si vede anche diciamo dall'alto, ma in realtà è possibile anche visitare i retroabsidi del Duomo di Napoli, e la soluzione, la conformazione non è molto dissimile da questa. Ovviamente a Napoli sono state aggiunte, sempre nel 300, quindi nel corso della costruzione, la Cappella San Paolo su questo lato e la Cappella Minutolo sull'altro lato, e quindi abbiamo comunque una facies che si modifica all'interno di questo. L'interesse di questo studio risiede proprio nel lavorare su questo tipo di la circolazione delle maestranze. La circolazione delle maestranze che è garantita da un controllo centrale da parte della Magna Curia Regia, che manda un gruppo di maestranze da Napoli in vari cantieri. Lucera è uno di questi, Rossano in Calabria potrebbe essere un altro cantiere legato alla corte, anche questo. San Maximin le Sambon in Provenza, dove Carlo II, abbiamo un documento, invia un Pierre da Napoli, un Pierre Gallicus, un Petrus Gallicus, che appunto viene inviato da Napoli per costruire l'edificio ad modum et forma declaratum dal re, cioè quello che il re dichiara essere appunto la forma, quindi probabilmente anche c'è in questa parola forma, potrebbe esserci, non dico la radice del progetto, ma qualcosa di molto simile. Quindi il re invia una maestranza da Napoli in Provenza per costruire questo edificio, che ovviamente ha delle forme completamente diverse perché completamente voltato, ma la cui forse parte presbiteriale è proprio di origine napoletana. È molto interessante questo tipo di circolazione. È una circolazione, diciamo, è un cerchio che si chiude, no? Parte dall'Île-de-France attraverso Carlo I e le maestranze che arrivano proprio dall'Île-de-France, tra cui Pierre d'Agincourt, che dovrebbe venire da un piccolo paesino proprio vicino Parigi, scende a Napoli attraverso l'arrivo appunto degli Angioini a Napoli, e poi risale il Mar Tirreno, cioè il Mediterraneo, per tornare in Provenza, nella contea di Provenza, di cui ovviamente gli Angioini, che sono gestiti appunto dagli Angioini. Quindi in realtà questa circolazione delle maestranze avviene anche non solo, diciamo, verso il mare, ma anche nel regno, quindi in Calabria con Rossano, in Puglia con Lucera, ma ci sono altri casi che sarebbero interessanti da indagare, tra cui per esempio San Domenico all'Aquila, dove abbiamo sicuramente una connessione con la fabbrica dei predicatori, questa San Maximin in Provenza, ma appunto il San Domenico di L'Aquila purtroppo ha subito una serie di modifiche nel corso dei secoli, per ovvi motivi connessi ai terremoti che hanno, diciamo, lasciato poco di quella che è la fabbrica originaria. Però è interessante proprio questa struttura piramidale in cui al di sopra si trova il re con la Magna Curia e tutta una serie di persone, figure che hanno dei ruoli istituzionali e che rispondono direttamente al re. Proprio per questo noi abbiamo i documenti di alcune fabbriche. Purtroppo, come ben tutti sanno, i registri angioini sono stati bruciati, appunto, quindi non abbiamo la fonte diretta, ma abbiamo una serie di trascrizioni e la ricostruzione dei registri angioini, che però quella ufficiale arriva un po' prima della costruzione della cattedrale, perché non sono ancora andate avanti, non sono arrivati al 300, spero che presto arriveranno. Però in Archivio di Stato di Napoli ci sono una serie di trascrizioni che permettono di appunto ricostruire in parte alcuni dati, e poi abbiamo importantissimo per Lucera il codice diplomatico dei Saraceni di Lucera di Egidi, che trascrive ovviamente dei documenti relativi alla cacciata dei Saraceni, quindi non hanno niente a che fare con la cattedrale, però qualcosa da lì si evince del cantiere della cattedrale, perché una serie di documenti in più che lui riporta ci permettono quindi di ricostruire questo. Il libro appunto parte dalla lettura dell'edificio su due livelli.
un livello storico, quindi una lettura dei documenti che riguardano la fabbrica, quelli che ho potuto, diciamo, consultare, quelli che sono ancora, quelli che sono ancora, che è possibile consultare tutt'oggi, e poi la lettura della fabbrica attraverso il rilievo e quindi lo studio autoptico della fabbrica. Questi elementi, diciamo, messi insieme, danno la ricostruzione di quella che è la fabbrica trecentesca. Ho dimenticato una cosa, il primo capitolo in realtà lavora sui restauri, perché sono partita per sottrazione, quindi partendo da quello che c'è oggi, ho sottratto tutto quello che è stato realizzato e appunto le modifiche che sono avvenute dal Novecento fino al Trecento, avendo tolto tutto quello che diciamo è in più, sono andata a vedere quella che è la fabbrica, diciamo, autentica e quindi la fabbrica trecentesca, quindi potendola studiare. Le conclusioni sono, diciamo, interessanti perché aprono una nuova prospettiva di ricerca relativa a quello che è proprio la circolazione di questo modello verso il nord, dell'Adriatico, nord, diciamo, rispetto a Lucera, ovviamente, perché abbiamo appunto, il tratturo Magno che, permette questo collegamento fortissimo verso nord con l'Abruzzo. Le maestranze abruzzesi sono maestranze che lavorano anche nella cattedrale, alcune di queste, e arrivano a Lucera attraverso gli ordini mendicanti, quindi attraverso i minori, i predicatori. E lo posso dire perché ho avuto modo di confrontare una serie di elementi di scultura architettonica. Quindi c'è proprio l'unione di questi tre elementi: un linguaggio locale, un linguaggio che viene da Napoli e un linguaggio che viene dal nord dell'Adriatico. Nord rispetto a Lucera, ribadisco, non parliamo della laguna veneziana, ma parliamo proprio del centro dell'Adriatico, nello specifico, quindi l'Abruzzo e il Molise. Quindi i rapporti con il nord non sono solo in positivo, cioè nel senso queste maestranze non vengono solo verso Lucera, ma si formano in questo cantiere che è un po' la fucina di formazione di questo periodo, perché in Puglia non ci sono grandi cantieri nel 300, di cattedrali. Le cattedrali sono state costruite già tra il 1100 e il 1200, quindi non servono altri grandi edifici. Poi l'interesse, la storia ce lo dice, la Puglia ha una grande espansione tra appunto 1100 e 1200 dopo l'arrivo dei Normanni, ma poi perde un po' diciamo, ci sono altri edifici importanti, ma non ci sono cattedrali importanti. Quindi la cattedrale di Lucera rimane proprio per l'Adriatico Sud, diciamo, un elemento molto importante, un nodale. E credo che le prospettive di ricerca siano proprio verso questo linguaggio che va verso nord. Quindi che cosa succede nel 300 inoltrato, quindi a metà 300? Che cosa di questo linguaggio poi arriva nel 400, dove qualcosa cambia, dove appunto già l'inizio di un linguaggio rinascimentale porta a qualcosa di molto diverso. Il 300 è un secolo molto poco studiato nella storia dell'architettura, che si spera possa essere appunto oggetto di nuovi studi, proprio perché non è un secolo buio, cioè nonostante ci siano state appunto l'epidemia di peste che ha bloccato tutta una serie di cantieri per ovvie ragioni, perché la popolazione si è decimata, in realtà qualcosa è rimasto e poi è arrivato nel 400 dando luce a sicuramente un nuovo linguaggio, ma che ha qualcosa di quello che arriva, c'è cioè qualcosa che arriva dal periodo medievale e quindi è necessario studiarlo proprio per questo motivo. Beh, davvero interessante, eh? Bisogna correre in libreria assolutamente. Beh, è un libro molto specialistico, ovviamente, però appunto per gli studi nello specifico del Medioevo, è abbastanza interessante per capire alcuni sviluppi del Sud Italia. Lo è anche a livello storico perché mette luce, ne parlavo appunto con Victor Rivera Magos nella presentazione del libro che abbiamo fatto a Lucera, perché mette luce su una serie di strutture proprio di gestione dei lavori, che a me interessava ovviamente del cantiere nello specifico, però è interessante perché come la gestione dei lavori è centralizzata, anche la gestione, diciamo, di una serie di altri elementi a livello da parte del re, che comunque ha questa struttura piramidale in tutto quello che gestisce nel regno. Ovviamente il cantiere non è da meno perché deve elargire soldi e prima di elargirli fa un triplo controllo dei registri. Quindi ovviamente questo è molto interessante e lascia a noi la possibilità di guardare a 360 gradi un po' il cantiere.
Bene, allora ricordiamo il titolo in modo tale che possano Sì. andare a colpo sicuro. Il titolo è La cattedrale di Lucera e l'architettura angioina del primo 300, appena pubblicato da Viella, di Arianna Carannante, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite e che ce ne ha parlato diffusamente. Io ringrazio tantissimo. Ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questo troverete tutte le altre video presentazioni realizzate fino ad oggi e spero di avere presto altre opportunità di collaborare con lei. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie a Italia Medievale e appunto la ringrazio per questa opportunità. Arrivederci.